Poi dopo lo 0,31 abbiamo lo 0,37. Ah, lo 0,37 pure, questo qua ce l'ho full size. Per farvi vedere come sono le full size sono così su Minerals Will Work For You. E questa è la mia giarrettina da 5. Io ce l'ho sia sample che full size, vedete? Sono le giarrettine da 10. Apriamo il sample e vi faccio vedere. Questo è bello e ho trovato che stia perfetto, che sia perfetto per le mie sopracciglia. È il colore che uso per le sopracciglia. Ma non solo, è sulla scia dello 0,29, quello che mi piace molto nocciola, però fate un paio di toni più scuri di marrone per farvi capire. Anche questo è un matte molto molto cremoso, si stende bene e questo va benissimo per fare gli smokey eyes marroni se volete fare un colore nel crease un po' più forte. È veramente bello, se vi piacciono i neutri, i marroni. 0,40 io ce l'ho tipo 10 di full size e non mi ricordavo dov'era. Ecco, appunto, lo 0,40. È il mio primo full size perché è quello di cui mi sono innamorata a prima vista. Come fate a non innamorarvi di questo colore? È bellissimo. E poi lo 0,40 ha un finish molto particolare rispetto agli altri ombretti di Katia. Ce l'hanno sia lo 0,40 che lo 0,41, che è questo finish metallico, lo vedete? Ah, non metallico, però praticamente i brillantini non si vedono, però non è matte e ha questo aspetto proprio, sì, direi metallico. Bellissimo, è un bronzo aranciato stupendo, d'estate è strabello. Lo 0,41 come finish è identico allo 0,40, è bello, bellissimo anche questo, molto simile come finish, però è rosso, proprio un rosso. Rosso borgogna, bello. Questo è molto molto evidente come ombretto, bello carico. Se vi piacciono i colori, quelli belli accesi. Comunque poi dagli swatches lo vedrete. Magari così, detto così, non si capisce bene. 0,42. Sì, carino. Ho detto, i lavanda a me proprio non mi piacciono. È un lavanda matte. Carino. Questo, se non sbaglio, non era tantissimo pigmentato. Se vi piacciono i lavanda, sì, è un matte, però a me appunto non piacciono i lavanda, quindi non faccio testa. 0,43 è un crema matte. Quello è il crema matte. Io lo uso come illuminante. Quando non voglio usare magari un illuminante bianco, ma preferisco un illuminante che tende più al giallo per non essere troppo sparaflesciante, uso questo qua. È lo 0,43 matte. Poi abbiamo lo 0,45. È scritto sul sito che non si può usare per le labbra, non so perché. Comunque lo 0,45 diciamo è abbastanza shocking. Non so se vedete quanto è shocking. È un fucsia. Un bel fucsia. E questo qua, in quanto a pigmentazione, è bello pigmentato. È matte. È uno di quei colori shocking se vi piacciono i look mezzi matti, diciamo. Poi passiamo allo 046. Lo 046 è un altro lavanda, però un pochetto più scuro, lo vedete? Questo mi piace un po' di più, forse perché non è il classico lavanda, è più un lavanda che quasi quasi viola. Matte, assolutamente matte. Questa è una bella formulazione, bella cremosa per essere un matte. Poi abbiamo lo 050. Oddio, non si finisce più. Allora, lo 0,50 mi sa che è quello che mi piaceva un sacco. Sì, lo 0,50 è tipo lo 007, che è diamanti in polvere, però non è solo brillantini libertà, è proprio bello, un bel bianco di quelli carichi, pieni di brillantini. Però i brillantini appunto non svolazzano, sono la formulazione è bella cremosa, si stende bene, una pigmentazione eccezionale. Questo è veramente un bel bianco, cioè proprio bianco nel puro senso del termine. Ah, bello lo 051. Quando li apro mi ricordo che so. Lo 051 è tipo un bronzo dorato. Bello, io adoro questi colori qua. Super, super pigmentato. Questo mi piace usarlo su tutta la palpebra mobile perché è uno di quei colori mid-tones, no? Medi. Guardate quanto è bello. Quanto mi piace questo. Con tutti i brillantini argentati. Bello, bello. È tipo
un oro di quelli proprio scuri, no? Quasi sul marrone, bello. 0,51. 0,52. 0,52 è tipo lo 0,24, infatti se lo guardate così sembra lo 0,24, però in realtà è più chiaro, è proprio un oro, appunto come vi dicevo prima, è un oro molto più portabile dello 0,24, vedete? È un oro chiaro, bello, può essere usato anche come illuminante. 0,54, un rosso mattone, con i brillantini fini fini, questi quando li applicate no, i brillantini praticamente non si notano, però appunto essendo non proprio matte si stende molto bene e i brillantini se ci fate caso sono blu, quindi è un colore molto molto particolare e questo è bello, davvero bello, se vi piace un marrone vedete com'è, swatchato, è lui, un bel marrone di quelli in mattone con sottotono rosso, questo è carino proprio. Lo 0,55, i colori verso la fine sono quelli che mi piacciono di più, perché sono quelli che vanno più sul marrone, quindi le tonalità che uso più io. E mi piacciono di più dei primi colori. Lo 0,55 è... Io ho scritto marrone prugna, è simile a quello di prima, però è più sul marrone, cioè ha meno sottotoni rossi e più sottotoni direi sul prugna. E vedete ha tantissimi questo anche brillantini blu. Questi due sono veramente dei colori particolari perché è difficile trovare dei marroni con brillantini blu. Belli, si stendono bene, sono bellissimi colori, sia quello di prima, il 54 che il 55. Poi abbiamo il 56 e vedete, questo è bello, questo è uno dei miei preferiti perché è un celestino sul dorato e... Voi direte, ma stai sempre a dire questo è il mio preferito, cioè tra già mi piacciono tutti, che devo fare? Lo 0,56 è tipo un celestino chiaro sul dorato, quindi molto particolare e bello. Bello, bello, bello. Tre celestini, guardate quanti brillantini che svolazzo, tra i celestini è il mio preferito. 0,57, blu brillante, ah sì, questo qua. Non è ancora, no, non è ancora linear based, però è un colore che non avevo visto, cioè che non era, mi era caduto all'occhio. Se vedete così voi direte, oh, che ciofecone sto colore. No, vabbè, non è un ciofecone perché ha dei riflessi, questo verde oliva scuro con dei riflessi blu che lo rendono molto particolare perché no, a vederlo così non si direbbe, però steso non è proprio verde, ha un verde sul blu. E secondo me è un colore particolare, soprattutto se vi piacciono i verdi. E cercate un colore alternativo. Questo qua ha dei brillantini finissimi, quindi non si notano, diciamo, quando l'applicate, però comunque appunto gli dà quella luminosità sul blu bella. No, lo 0,58 è bello. Lo 0,58 era questo qua dorato oro. Bello lo 0,58, sì. Era un oro scuro con i brillantini fini fini d'oro chiaro. E sia questo che quello dopo, se non sbaglio, sono stupendi. Quindi super 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 pigmentato questo, belli. 0,58, era lo 0,59 infatti, lo 0,59 mi ricordavo bene. E è tipo quello di prima però più scuro. Guardate quanto è bello questo mi piace da morire. Perché a me i bronzi, questi colori qua mi fanno impazzire, vedete? E metti a fuoco, maledetto. Questo qua pure è super pigmentato, no, vi devo fare uno swatch, se no non vivo. Anche se saranno venuti ormai 7 video, penso. E guardate quanto è pigmentato, quanto è bello. Non so se si vedrà qualcosa, però è bellissimo. E ho fatto una passata, eh. Questi hanno una formulazione meravigliosa. Dovrebbe farli tutti così, secondo me. Questi qua con un po' di brillantini, perché la formulazione è proprio efficace.